Benvenuti a tutti a questo appuntamento con gli approfondimenti del Centro Clinico di Psicoterapia Cognitiva e Ricerca. Con noi oggi c'è la dottoressa Marta Ferrari che ci parlerà di perfezionismo e procrastinazione. Perché? Perché nessuno di noi è perfetto. Ed è un argomento estremamente attuale perché ormai viviamo in una società in cui sembra proprio che l'errore o l'imprecisione non siano tollerati, non siano visti come qualcosa che ci informa su uno stato, su una situazione, ma è qualcosa da evitare quasi a priori. E quindi sarà senz'altro molto interessante seguire la presentazione, il webinar che ci fai. Spendo due parole velocemente, come abbiamo fatto anche nelle altre occasioni, se ci sono persone che si sono collegate per la prima volta oggi, per descrivervi brevemente il motivo di questa iniziativa e qual è un po' il lavoro che facciamo qui a Mestre come centro clinico. Allora, psicoterapia cognitiva e ricerca. Qui noi lavoriamo come centro clinico, quindi vediamo pazienti, affrontiamo attività clinica ed è anche la sede della scuola di specializzazione. Vedete, fa parte questo nostro centro di Mestre di un network di altri centri, altre sedi, dove c'è sempre la scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva e ricerca e anche affiliato il centro clinico. Questo serve per poter coniugare al meglio quella che è la formazione, la ricerca e la preparazione scientifica con l'esperienza clinica e il lavoro concreto di tutti i giorni, nello studio, diciamo, dello psicoterapeuta. Questi sono tutta una serie di disturbi che trattiamo, siamo un gruppo di colleghi che condividono la stessa formazione e hanno interessi e hanno approfondito aree cliniche diverse, per cui ci occupiamo di molte richieste, accogliamo molte richieste qui al nostro centro. Due parole da spendere per il modo in cui noi in qualche modo procediamo quando ci arrivano delle richieste di persone che vogliono lavorare con noi, vogliono approfondire o fare un percorso personale. Abbiamo un primo contatto che può arrivare tramite la segreteria o tramite il call center che è attivo in tutte le sedi ed è centralizzato. Proponiamo alle persone un primo colloquio e una valutazione testistica che adesso appena la avvieremo verrà svolta probabilmente, anzi esclusivamente online per il momento. Poi si fa una valutazione per la persona dopo che abbiamo l'esito del primo colloquio e dei test per dare un'indicazione e programmiamo un secondo colloquio di restituzione, cioè diamo le indicazioni alla persona che ci ha fatto richiesta per capire se possono esserci gli elementi per iniziare eventualmente una terapia individuale o di coppia o per lavorare anche con un gruppo. Alcuni gruppi che avvieremo anche noi qui a Mestre, ovviamente in questo momento in modalità online, fino a che non ci saranno possibilità per fare incontri di persona. I servizi che offriamo qui al centro, psicoterapia individuale di coppia, in presenza o online, e l'approccio che noi seguiamo è quello cognitivo comportamentale, che si è rivelato efficace per molti disturbi. Una valutazione psicodiagnostica, abbiamo detto in questo momento online, colloqui psicologici, sostegno, orientamento, consulenza, quindi non necessariamente rivolti a un disagio psichico, per cui possiamo fare proprio quella che è l'attività anche di formazione dello psicologo. E facciamo anche delle attività di gruppo. Questi sono alcuni esempi di gruppi che avvieremo a breve qui al centro di Mestre e saranno al momento online. Si tratta comunque, utilizziamo diverse tecniche che sono quelle che impariamo nel corso di formazione in psicoterapia e quello che poi anche i terapeuti più esperti poi hanno approfondito durante la loro esperienza e formazione clinica. Siamo un gruppo di professionisti, diciamo prevalentemente che si sono formati, fanno riferimento a studi cognitivi, però ci sono anche degli altri colleghi che lavorano qui con noi nel centro che hanno formazioni diverse. Questo ci permette a volte di avere anche un punto di vista diverso rispetto a quello nostro prevalente e di poter confrontare ed offrire anche una risposta più varia a chi ci chiede delle indicazioni. Per richieste, per domande, per quesiti potete riferirvi
a noi, questi sono i contatti, il telefono, la mail, il sito dove potete trovare informazioni su come è organizzata la scuola e su quello che viene fatto, insomma, nei vari centri. Ecco, credo di essere stato sufficientemente rapido. Adesso lascio la parola a Marta che ci introduce, insomma, anzi ci insegnerà, dopo questa sera riusciremo tutti a tollerare un po' di più gli errori e le imprecisioni. Questo è anche un augurio prima di tutto, perché è un'esperienza importante. Esatto. Buon lavoro. Grazie. Allora, io intanto ringrazio tutti per essere, insomma, accorsi così numerosi al webinar. Inizio appunto con la presentazione, ma soprattutto inizio con una nota tecnica. Verrà dedicato uno spazio alla fine della presentazione per tutte le domande, in modo tale che io riesca a leggerle effettivamente. Quindi non vi preoccupate che poi tutte le domande vengono lasciate alla fine, appunto. Ok. Allora, come appunto ha giustamente detto Simone, questo webinar ha raccolto moltissime adesioni perché il perfezionismo e i comportamenti perfezionistici ormai fanno parte un po' della vita di tutti noi e sono anche socialmente, come dire, stimolati. Io sono appunto la dottoressa Marta Ferrari, sono una psicologa laureata in neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica, frequento appunto il quarto anno della scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale presso la sede di Mestre, del network di studi cognitivi che ci ha appena presentato Simone, e diciamo che nel mio percorso di studi ho approfondito specificatamente la tematica dei disturbi dell'alimentazione e attualmente collaboro con il Centro Clinico di Studi Cognitivi di Mestre presso numerosi studi nella provincia di Padova di nutrizione sana, un team di nutrizionisti esperti che si approcciano appunto ai percorsi nutrizionali e ricevo anche a Vicenza. Inoltre gestisco un progetto di divulgazione sul benessere psicologico sulle pagine Instagram, grazie insieme a due colleghe che hanno tenuto altri webinar, Silvia Schifano e Irene Rossi. Allora, entriamo nel vivo del webinar di oggi. Iniziamo quindi con quella che è un po' una definizione di perfezionismo. Esistono infatti due tipi di perfezionismo, un perfezionismo che viene definito funzionale e un perfezionismo definito patologico. Cosa intendiamo? Intendiamo che il desiderio di migliorarsi e di porsi degli obiettivi più, sempre più alti non è di per sé un problema. Diventa però patologico quando assume una serie di caratteristiche. Gli studi sul perfezionismo sono numerosi e sono in evoluzione e quindi in base alle evidenze scientifiche di ricerca si assumono sempre più indicazioni su quelle che sono le caratteristiche che ci possono aiutare a dirci quando i nostri comportamenti perfezionistici diventano appunto un problema. Quali sono queste caratteristiche? Quando noi abbiamo degli standard di comportamento irragionevoli e spesso al di sopra delle nostre possibilità. Quando ci troviamo a investire una grande quantità di energia per raggiungere questi obiettivi, quindi siamo anche molto impegnati nel raggiungere questo tipo di obiettivi, quando abbiamo un'eccessiva preoccupazione di commettere degli errori, perché siamo così preoccupati? Come diceva prima Simone, siamo così preoccupati perché gli errori vengono interpretati come indicazione di quello che è un fallimento personale, poi andremo meglio a vedere. Le persone caratterizzate da comportamenti di perfezionismo patologico o comunque problematico sono persone che vivono una profonda insicurezza quando si approcciano soprattutto a questi standard di comportamento, hanno bisogno di organizzazione, temono il giudizio degli altri e sovrastimano anche le aspettative degli altri, cioè sono portati a pensare che le persone si aspettino veramente tanto da loro. E al contempo questo si associa a una sfiducia nelle proprie capacità di riuscire a raggiungere gli obiettivi.
Come vedete, già il punto 1 e il punto 7 vanno un po' in contraddizione, nel senso che se io ho il desiderio condivisibile di raggiungere un obiettivo, mi fisso però uno standard piuttosto alto, ma allo stesso tempo non ho fiducia nelle mie capacità di raggiungerli, inizia a diventare un problema. Infatti il perfezionismo diventa un problema quando causa quella che è una compromissione significativa del nostro funzionamento, cioè ci impedisce di raggiungere quelli che sono obiettivi in aree di vita per noi importanti. Oppure quando ci causa ansia, tristezza e in generale sofferenza. Non a caso il perfezionismo è un fattore, si dice, transdiagnostico per moltissimi disturbi, cioè lo troviamo, questo modo di pensare e di comportarsi, lo troviamo alla base di tantissimi disturbi psicologici, quindi come causa di grande sofferenza. Esistono moltissimi tipi di perfezionismo. Abbiamo un perfezionismo autodiretto che si manifesta nella tendenza ad avere degli standard personali irragionevolmente elevati e spesso anche irraggiungibili. Questi standard sono quindi associati all'incapacità di accettare i propri errori ed sono i punti, i primi punti di cui parlavo prima. Spesso questo perfezionismo autodiretto è quello che si associa di più a disturbi psicologici come la depressione, quindi anche la tristezza del non aver raggiunto quell'obiettivo che per me era importante, ma anche a comportamenti di autocritica eccessiva. Abbiamo poi un perfezionismo eterodiretto, cioè la tendenza anche a pretendere da parte degli altri un completo adeguamento a quelli che sono dei nostri standard di comportamento elevati. E come immaginerete, questo può spesso causare dei problemi nelle relazioni interpersonali ed essere causa di rabbia e di comportamenti aggressivi quando le persone non riescono a soddisfare quelli che sono i nostri standard di comportamento. Infine abbiamo un po' anche il perfezionismo socialmente imposto, cioè una tendenza a pensare, a ritenere che gli altri abbiano nei nostri confronti delle aspettative esageratamente elevate, che sia quindi necessario soddisfare le aspettative degli altri per ottenere la loro approvazione. In questo caso ci sarà sì un aspetto di tristezza nel non riuscire a soddisfare le aspettative degli altri, quindi ad ottenere la loro approvazione, oppure potrebbero anche manifestarsi delle problematiche di fobia sociale, quindi un'intensa paura a relazionarsi nel relazionarsi con gli altri. Vi chiederete da dove origina il perfezionismo. Il perfezionismo di solito è frutto di un apprendimento avvenuto in età infantile. Cosa intendiamo per apprendimento? Non è mai intenzione di nessuno andare a colpevolizzare gli stili genitoriali o i nostri genitori. Diciamo che noi apprendiamo, soprattutto quando siamo piccoli, con gli strumenti che abbiamo. Potremmo imparare, ad esempio, per modeling, cioè potremmo avere dei genitori a loro volta perfezionisti, da cui impariamo che le cose devono essere fatte in un determinato modo. Oppure potremmo associare alcuni comportamenti dei nostri genitori di affetto, di cura, a nostre prestazioni. Non lo so, oggi ho preso 10 in matematica, la mamma mi ha comprato un gelato. Chiaramente per il bambino il dato saliente e che vuole raggiungere a tutti i costi è: la mamma mi vuole bene, mi ha comprato un gelato. Quindi il rischio è che nella persona si instauri quello che diventa un pensiero del tipo: io vado bene, sono amato, valgo, solo se sono perfetto in tutte le declinazioni in cui la perfezione si può manifestare. In questo senso, il perfezionismo diventa un piano, una strategia, un modo che io ho trovato per tenermi lontano dal dolore che mi provocherebbe capire di non essere amato, stimato, degno di valore, di cura, di attenzione da parte delle persone che per me sono importanti. Cioè, se non riesco a avere dei comportamenti che riescono ad adattarsi alle aspettative delle persone per me importanti, temo di perderli. Quindi, come capite, il significato dietro quei comportamenti diventa sempre più importante.
Chiaramente questi sono tutti dei vissuti che agiscono a livello emotivo, non razionale, perché come si intitola proprio il nostro webinar, il fatto che nessuno sia perfetto lo sappiamo razionalmente, ma il perfezionismo è una strategia che va a toccare quelle che sono delle corde più emotive, più di significati personali, di valore, di amabilità e di accettazione da parte degli altri. Come dicevamo prima, il perfezionismo, i comportamenti perfezionistici possono manifestarsi in un'infinità di ambiti, no? Viene in mente ad esempio la scuola e il lavoro, lo studio, cioè dei comportamenti perfezionistici possono verificarsi nel momento in cui io, ad esempio, mi approccio allo studio e quindi cerco di fissarmi degli obiettivi elevati, spesso appunto irraggiungibili in quest'ambito. Nelle relazioni è il tipo di potrebbe verificarsi quel tipo di perfezionismo di cui parlavamo prima, ovvero non riuscire ad accettare che gli altri abbiano degli standard di comportamento diversi dai nostri. E questo chiaramente diventa problematico perché si scontrano due muri, no? Cioè io penso che sia giusto solo il mio modo di comportarsi e non riesco proprio a capire perché l'altro non si comporti allo stesso modo. E questo crea una grande sofferenza all'interno della relazione. In più l'altro potrebbe anche e poi confermare questa nostra idea di non adeguatezza allontanandosi perché si sente costretto da quelli che sono nostri standard di comportamento. Un altro aspetto molto importante riguarda tutto ciò che è inerente al divertimento e al tempo libero, cioè spesso anche tutti quelli che sono attività ricreative che dovrebbero essere svolte solo per il piacere di svolgerle vengono in realtà svolte solamente in un'ottica, come si dice, in un'ottica prestazionale, cioè lo faccio anche lo sport solo se ne vale veramente la pena e non per il gusto di farlo, o solo se sono il migliore in quella squadra, solo se riesco ad ottenere il risultato migliore. Un altro ambito veramente importante in cui il perfezionismo può manifestarsi dei comportamenti perfezionistici riguarda quello che è l'aspetto fisico, quindi degli standard personali da raggiungere in termini ad esempio di immagine corporea o di modo di alimentarsi, di allenarsi, di relazionarsi in generale al cibo e all'alimentazione. Allora, come sempre, noi andiamo a ragionare su quelli che sono, come appunto diceva Simone, noi essendo cognitivo-comportamentali, andiamo a ragionare sempre su quelli che sono i due pilastri, cioè i pensieri e i comportamenti. Andiamo a vedere proprio quelli che sono dei pensieri che abbiamo e che sostengono il nostro perfezionismo. Un modo di pensare tipico del perfezionista è il pensiero che viene definito bianco o nero, ovvero io o faccio una cosa completamente giusta oppure è completamente sbagliata, o il mio lavoro è perfetto oppure l'alternativa che mi immagino è che faccia schifo. In questo modo di pensare io non riesco mai a vedere delle gradazioni di grigio, cioè il mio lavoro non è completamente schifoso o completamente perfetto, può avere degli aspetti migliorabili, può avere delle cose su cui io devo rivedere, che voglio perfezionare, ma non deve essere completamente rivisto perché è completamente da buttare via. Il pensiero bianco-nero o dicotomico o tutto o nulla è proprio uno dei modi di pensare tipici di chi ha comportamenti perfezionistici. Un altro modo di pensare tipico viene definito attenzione selettiva, cioè chi ha un comportamento perfezionistico che inizia a diventare problematico ha la tendenza ad indossare una sorta di occhiali da vista distorti che lo portano a focalizzarsi in ogni cosa
solo su quello che non va e a non allargare la sua prospettiva nel cogliere anche quegli aspetti positivi o adeguati della sua prestazione. Quindi generalmente il perfezionista sa sempre cosa ha fatto sbagliato, e questo lo vediamo anche nell'esperienza clinica, ma fatica moltissimo a cogliere cosa ha fatto di giusto e anche a congratularsi con se stesso per averlo fatto. Chiaramente, come potete immaginare, se io ho degli standard elevati, quindi mi pongo degli obiettivi molto elevati, molto grandi, poi vedremo anche forse mal definiti, e ho un'attenzione selettiva solo alle cose che non hanno funzionato, sarà difficilissimo raggiungere l'obiettivo finale, potermi dire ok, ho finito, sono soddisfatto. Questo genererà quindi una grande frustrazione e anche una grande insoddisfazione, l'incapacità di godere dei piccoli, grandi successi quotidiani. Un altro modo di pensare tipico del perfezionismo è quella che viene definita la lettura della mente e si connette al discorso che facevo prima rispetto alle relazioni, no? Cioè io penso di riuscire a capire cosa passa per la mente dell'altro senza neanche chiederglielo. È da qui che nasce la mia rabbia, cioè se io penso che i miei standard siano quelli corretti, automaticamente penso che dovrebbero essere anche quelli dell'altro e che l'altro non si adegui perché è cattivo, perché ce l'ha con me e non perché sta pensando un'altra cosa. Questo crea moltissimi problemi. Allo stesso modo, se io fatico a pensare che l'altro non necessariamente ha i miei stessi pensieri, la mia stessa visione, i miei stessi obiettivi, mi sentirò sempre molto giudicato perché quello sguardo critico che io rivolgo a me stessa penserò che ci sia anche nell'occhio dell'altro. Un altro modo di pensare tipico del perfezionismo viene definito catastrofismo, ovvero la tendenza a pensare che le conseguenze di un evento negativo siano terribili. Faccio un esempio pratico. Se io sono un perfezionista e sono uno studente universitario e devo sostenere un esame e non mi va bene come avevo pensato, di solito se sono un perfezionista questo bene è un 30, un 30 lode, penso che allora se prendo un 28 tutta la mia media sarà rovinata, allora il professore non mi prenderà in tesi, allora non potrò diventare il professionista che voglio, cioè una catena di catastrofi. Questo avviene molto velocemente nella nostra mente e sono proprio queste catastrofi immaginate e che si moltiplicano velocemente perché la nostra mente è abile a girare tutti questi film dell'orrore, sono quelli che poi mi causano anche molta ansia. Infatti il perfezionismo spesso è associato all'ansia, no? Un altro aspetto molto importante sono quelle che vengono definite affermazioni prescrittive, cioè io ho un sacco di devo comportarmi così, dovrei fare questo. Provate a pensare a quante volte al giorno vi dite dovrei ricominciare a fare un po' di attività fisica, dovrei leggere quel libro, dovrei studiare quella cosa. Moltissimi devo a cui io poi non riesco per forza di cose perché sono un essere umano come tale mi stanco e non ci riesco a rispettare tutti questi doveri, questi imperativi, poi mi fanno sentire molto inadeguato. Un altro aspetto che caratterizza i perfezionisti è la tendenza sempre a paragonarsi agli altri, cioè spesso a ritenere che gli altri siano più capaci, che agli altri riesca tutto facile, insomma tutte conferme del fatto che il problema siamo noi alla fine, no? Non c'è mai l'altro, siamo noi che non o il nostro obiettivo che non è adeguato. Siamo noi che in qualche modo non abbiamo mai fatto abbastanza per arrivarci, perché gli altri ce la fanno e ce la fanno anche facilmente. Questo è quello che pensiamo spesso. Perché ci tenevo a sottolineare la presenza di questi pensieri?
e a chiedervi, mi dispiace molto che ci sia questa modalità dove non c'è un'interazione in tempo reale, però ci terrei veramente che questo webinar fosse uno spunto per iniziare a riflettere sulle cose che ci diciamo, su quello che pensiamo. E ci tengo a sollecitare un po' una riflessione su personale, ovviamente, su quante volte tendiamo a ragionare in uno o in tutti questi modi. E poi, perché questi poi pensieri disfunzionali li chiamiamo noi, perché non ci aiutano, perché non ci fanno funzionare bene, diventano il target dell'intervento, qualora il perfezionismo porti veramente a una compromissione di quello che è il nostro funzionamento in quelle aree per noi importanti, le relazioni, il lavoro, lo studio, il divertimento. Perché? Perché se io penso determinate cose, sarà anche più probabile che io mi comporti in conformità a quei pensieri. E provo a guardare un attimo perché vedo delle domande. Ok, grazie Silvia che condivide, no? Che sono pensieri comuni e se ci diamo il tempo di provare a rifletterci, è proprio così, tutti noi li abbiamo. Ci tengo molto a questo webinar perché è un aspetto che mi caratterizza e quindi ho imparato a lavorarci, ci sto lavorando. Ok, adesso per entrare più, sono certa che se vi siete iscritti a questo webinar vi è già chiaro come si manifesta il perfezionismo. Però ci tengo a sottolineare alcune manifestazioni del perfezionismo che possono a cui magari non abbiamo pensato, no? Ad esempio, chi è un perfezionista potrebbe avere la tendenza a esagerare nel tentativo di fare tutto perfettamente e correttamente, cioè se io penso, per rispondere anche a una domanda online, se io sono convinta che si deve sempre e comunque arrivare in orario e che è inaccettabile il ritardo, potrei anche avere la tendenza, ad esempio, a uscire di casa un'ora prima, anche se so perfettamente che la distanza che mi separa da me e il mio luogo di lavoro è 10 minuti. Non serve che io esca un'ora prima. Potrei anche uscire 20 minuti prima, un quarto d'ora prima. Un altro comportamento tipico del perfezionismo è il continuare a controllare in modo eccessivo quello che facciamo. Cioè, come dicevo prima, non c'è nulla di male. Ad esempio, oggi io ho preparato, in questi giorni io ho preparato le slide da mostrarvi e le ho ricontrollate. Chiaramente può capitarmi di fare qualche refuso e qua non c'è nulla di male nel correggere il refuso o nel rivedere alcuni concetti. Il problema è quando io mi irrigidisco, controllo, un po' faccio come Penelope, inizio a fare una cosa, la smonto e riprendo. E questo si connette alle ripetizioni e alle correzioni, cioè io cerco continuamente, il lavoro non mi sembra mai giusto, non va mai bene così com'è, devo continuare a rifarlo. E questo, ad esempio, è un'esperienza comune in chi ha un problema di perfezionismo, ad esempio faticare moltissimo a mandare delle mail di lavoro. Le scrivono, le riscrivono, chiedono rassicurazioni a qualcun altro, puoi controllarmela, puoi vedere se è giusta, perché non, il lavoro non gli sembra mai adeguato, non va mai bene. Altri comportamenti potrebbero essere il non saper dire basta in questo senso, cioè io mi devo dare un tempo, se io avessi dato seguito alle mie tendenze perfezionistiche probabilmente non avrei avuto delle slide da presentarvi, perché avrei controllato, fatto, sfatto, montato, smontato, chiesto ai colleghi di correggerli, preso 1000 libri da cui prendere spunto, sicuramente poi c'è un altro libro che non ho letto, insomma, e non sapere quando è il momento di fermarsi,
o quando è il momento di non assumere altri compiti, cioè iniziare a dire basta, io le mie cose da fare le ho, sono sufficienti, posso delegare agli altri, che è un altro grave difficoltà delle persone perfezionistiche. Allo stesso modo, come vedete, tutti questi comportamenti controllare, ricontrollare, sono poi anche causa di eccessiva lentezza. Come vi dicevo prima, se io avessi dato seguito ai miei pensieri disfunzionali perfezionistici, sarei stata molto lenta e forse non avrei avuto nulla da presentarmi, no? Potrei... Quindi, paradossalmente, noi pensiamo che perfezionista significhi sempre prestazionale, cioè sempre perfetto. No, il perfezionista spesso è anche un grande procrastinatore, una persona che rimanda le cose. E adesso vedremo meglio appunto il perché, che è la seconda parte di questo webinar. La procrastinazione. Allora, cosa significa procrastinare? Mentre pensavo a come presentarvi questi concetti, avevo pensato all'altra faccia della medaglia del perfezionismo. In realtà non è così, è proprio può essere una stretta conseguenza, cioè i miei standard, il mio perfezionismo funzionale, invece che essere un trampolino di lancio per migliorarmi, diventano delle catene che mi impediscono di andare avanti. In questo senso, questa è la procrastinazione. Ci tengo a sottolineare delle cose, un concetto importante. Procrastina chi rimanda a domani una cosa che è nel suo interesse fare oggi, cioè se io devo fare la spesa e è indifferente che io la faccia oggi o domani, questo non è procrastinare, questo è rimandare. Il diverso è se io non ho nulla da mangiare e non lo faccio oggi. Comprare da mangiare oggi era una cosa che avrei dovuto fare oggi e che era nel mio interesse fare oggi. Quali possono essere le conseguenze? O mi ritrovo ad agire all'ultimo minuto, cioè ho una deadline, ho un articolo da consegnare e rimando e lo faccio 2 ore prima della consegna, dell'orario di consegna, o addirittura agisco dopo la scadenza oppure non agisco affatto. L'altro giorno una paziente mi diceva che aveva letto una vignetta molto carina che diceva procrastinatori, i leader del domani. E credo che sia veramente molto interessante, nel senso che effettivamente chi ha la tendenza a procrastinare nel domani farà un sacco di cose, il problema è che poi non le fa neanche domani, perché poi diventa domani, domani, domani. Spesso noi non procrastiniamo a causa delle circostanze che dobbiamo o pensiamo di dover affrontare, ma piuttosto a causa di alcune delle nostre convinzioni, e qua ci riconnettiamo ai pensieri. Quali possono essere queste convinzioni che ci portano a procrastinare? Ad esempio, potremmo ritenere di non avere le capacità di affrontare quel compito. Come vi dicevo prima sulle slide, penso di non aver raccolto abbastanza materiale, o di non averlo metabolizzato, non averlo capito. Oppure una cosa molto interessante su cui riflettere è che penso che ci debbano essere certe condizioni per cui io possa iniziare qualcosa, cioè inizierò a fare quella cosa che devo fare solo quando avrò raccolto tutti i dati che mi servono. E al contempo non raccolgo tutti i dati perché me ne mancano altri, faccio fatica a trovarli, cioè come se iniziassimo ad avere una serie di convinzioni sullo stato d'animo che dobbiamo provare quando ci avviciniamo alle cose. Ad esempio, se iniziare a studiare mi genera fastidio o ansia o non ho voglia, allora non lo faccio, perché non ci sono le condizioni in termini di umore che mi permettono di iniziare a fare quella cosa. Chiaramente, perché dico che la procrastinazione va a braccetto col perfezionismo? Perché
se io so che è impossibile essere perfetto, preferisco evitare quelle situazioni che mi mettono a rischio di dimostrarmi che non lo sono. Cioè, evito certe situazioni per paura di non riuscire a raggiungere i miei obiettivi desiderati. Oppure, sia nel caso del perfezionismo che della procrastinazione, come vi dicevo all'inizio, io le uso come strategie per non sentirmi inadeguata, per non sentirmi impreparata, per non provare ansia. E questo da un lato è molto utile a breve termine, cioè se io adesso devo preparare le slide, sono un po' in ansia perché vedo che c'è un grande seguito e mi dico, vabbè Marta, preparale domani, io sul momento sono molto più tranquilla. Il problema è che preparare l'ansia che mi genera preparare le slide mi si ripresenterà domani. E anzi, il fatto di aver rimandato aumenterà la mia ansia, perché a quel punto ho meno tempo. Allora, come... Intanto vi do qualche strategia per capire per come affrontare la procrastinazione, che non so se rispondo alle domande che sono state fatte, ma le leggo alla fine. Ci tengo a specificare una cosa che è importante. Questi webinar sono rivolti alla popolazione in generale. Chiaramente, spesso, come vi dicevo, all'origine del perfezionismo ci sono dei significati personali di adeguatezza, inadeguatezza o di vado bene agli altri solo se. Quindi, quando i comportamenti perfezionistici causano un disagio significativo, è necessario affrontare questi comportamenti all'interno di una cornice più ampia e quindi in un percorso di psicoterapia. Quindi, fatta questa doverosa premessa, ci tengo sia per la procrastinazione che il perfezionismo a dare alcuni suggerimenti che possono essere delle abilità da sviluppare o possono essere degli spunti di riflessione per chi decidesse poi di iniziare un percorso psicoterapico. Uno di questi può essere non etichettarci come un procrastinatore. Cioè, tantissime volte capita anche tra amici di dire ma io sono così, io sono fatto così, quindi sono costituzionalmente un procrastinatore. No, io sono una persona che ha un problema di procrastinazione, ho dei comportamenti, ma non sono quella cosa lì, perché altrimenti farò fatica ad affrontarla se penso che sia costituzionale, se sia una parte di me come l'essere bionda o avere gli occhi azzurri. Un'altra strategia può essere quella di sviluppare le abilità di problem solving. Questa è una tecnica potentissima che si insegna in psicoterapia, che aiuta a trasformare i problemi in obiettivi da raggiungere. Un altro modo per gestire, per affrontare la procrastinazione può essere programmare, cioè riuscire a individuare quale può essere il momento migliore per eseguire un compito e darci proprio una scadenza. In questo senso potrebbe essere molto utile fare una programmazione settimanale e usare un promemoria, cioè un post-it, un promemoria sul telefono, ricordati che oggi alle 4 devi fare questa cosa. E un altro aspetto molto importante è quello di pensare a un sistema di ricompensa, cioè io ho un compito da eseguire, quando ne ho fatto un pezzo, quindi adesso vedremo come costruire un obiettivo in modo funzionale, mi premio. Ok, cioè devo studiare, ho letto un libro, me ne mancano due, quando ne ho finito uno vado a fare una bella passeggiata col cane. Insomma, penso a qualcosa che mi ricompensi, che mi gratifichi per aver svolto quel compito. Un'altra idea è quella di agire sull'ambiente, cioè lavoro su quelle che sono le mie distrazioni fondamentalmente. Una strategia che io trovo utilissima, perché capita anche a me di procrastinare per i motivi di cui sopra, è iniziare il lavoro nel momento in cui mi viene in mente. Cioè, ci sto pensando adesso, lo inizio adesso, poi magari non lo finisco, però è meglio un pezzo oggi che assolutamente niente.
se no cadiamo di nuovo in quel modo di pensare, cioè o svolgo tutto il lavoro oppure non lo faccio proprio. No, posso farne un pezzettino oggi, va bene, con l'idea che gli obiettivi grandi hanno bisogno di tanto tempo. E connesso all'idea della ricompensa, io posso, siccome abbiamo detto che chi procrastina, procrastina a domani una cosa che è nel suo interesse ed è nel suo interesse fare oggi. Vuol dire che per me è importante, che io ci tengo. Quindi può essere molto utile immaginarmi mentre sto lavorando e proiettarmi al momento in cui effettivamente sto lavorando e tutte le sensazioni piacevoli connesse al portare a termine un compito. Cioè, quanta soddisfazione mi cerco di ricordarmi, quanta soddisfazione mi dà effettivamente aver portato a termine oggi un compito che per me è importante oggi, o almeno una parte. Un'altra cosa fondamentale è chiedere aiuto, come dicevo all'inizio, o a uno specialista, ma anche alle persone intorno a noi, cioè chiedo a chi vive con me di aiutarmi a non rimandare. Se sai che per me è importante fare questa cosa, ti chiedo di aiutarmi a farla o di aiutarmi solamente a ricordare che la devo fare. Adesso arriviamo invece a quelle che possono essere delle strategie per gestire il perfezionismo. Allora, una strategia che per me è fondamentale e che diamo come indicazione sempre è quella di iniziare ad osservarsi, ed è proprio questo quello che può essere un buon inizio a partire da questo webinar, no? Inizio ad osservarmi, a prendere consapevolezza di quelli che sono i miei pensieri e comportamenti tipici del perfezionismo, quelli che vi ho elencato prima. Mi appartengono? Ce li ho? Allora potrei iniziare a scrivere quello che è il diario del perfezionismo, cioè inizio ad appuntarmi tutte quelle situazioni in cui si manifestano i miei pensieri e i miei comportamenti tipici del perfezionismo. Poi potrei ad esempio riconsiderare i miei standard, cioè potrei fare una lista dei pro e dei contro di avere degli standard così elevati, ma soprattutto fare un'analisi dei costi, cioè di quanto mi costa essere così perfezionista. Ad esempio, se io sono una perfezionista e penso che nelle mie giornate debba esserci solo il lavoro, perché non merito di fare altro o nient'altro merita di essere fatto, un costo potrebbe essere che alla fine della giornata, della settimana, del mese sono sfinita. Oppure che ho iniziato, vabbè, adesso di questi tempi non è colpa del perfezionismo, però inizio a non vedere più gli amici perché è tempo tolto al lavoro, alla prestazione, al compito. Oppure un costo del perfezionismo eterodiretto potrebbe essere che le persone intorno a me si stufano della mia rigidità nel considerare vere solo i miei standard. Quindi questi sono alcuni dei costi che mi vengono in mente, ma poi chiaramente è più facile se uno li pensa su di sé. Un'idea potrebbe anche essere quella, una volta che abbiamo identificato quelli che sono i nostri pensieri perfezionistici, quelli di cui vi parlavo prima, se tendiamo a pensare in bianco e nero, a catastrofizzare, a focalizzarci solo sulle cose negative, e metterli in discussione, cioè dire effettivamente è così, ci sono delle alternative, insomma avere un atteggiamento curioso, non partire dall'idea che le nostre convinzioni e i nostri standard sono assolutamente quelli giusti, quelli corretti, ma che ci sono delle alternative. In questo senso può essere molto utile anche osservare come fanno gli altri, come vivono gli altri. Vi ho fatto un piccolo esempio per essere più semplice possibile, cioè se io ho un pensiero perfezionistico del tipo non posso accettare, scusate io vedo le mani alzate però lascerei lo spazio a dopo perché sennò insomma c'è spazio, ve lo assicuro. Se io appunto ho un tipo di pensiero perfezionistico, cioè non posso accettare di non prendere 30 al prossimo esame,
Il comportamento conseguente sarà, ad esempio, uno studio però non finalizzato. Io ho scritto matto e disperato, cioè a buffate di libri, di schemi, di riassunti, che chiaramente poi possono finire per non farmi raggiungere l'obiettivo. Cioè, se io dedico un giorno intero a una pagina del libro, difficile che io riesca a preparare un esame, ad esempio. Allora inizio a ragionare su quello che può essere un pensiero alternativo. Ok, per me è importante prendere un buon voto, ma sicuramente non sarà quell'esame, quel voto a incidere sul mio futuro. Allora cosa faccio di alternativo, conforme al mio pensiero più funzionale? Programmo lo studio, faccio dei programmi ragionevoli, mi concedo dei momenti di pausa, fisso un obiettivo realistico. E questo aspetto dell'obiettivo realistico adesso lo affrontiamo. Un altro esempio potrebbe essere: io penso che la mia casa deve, e in questo senso faccio riferimento a quelle che sono un po' dei devo e dovrei di cui parlavo prima, deve essere sempre perfettamente in ordine. Questo cosa comporta? Che io passi gran parte della mia giornata a pulire, a ordinare, magari perdendomi il tempo che potrei passare con qualcun altro o leggendo un buon libro, facendo un bel bagno. Un pensiero alternativo potrebbe essere: non importa se tutto non è perfetto, non fa niente, va bene lo stesso, va bene così, domani finirò, oggi ho fatto una cosa, domani ne farò un'altra, e quindi dedico un tempo stabilito, non ci passo tutta la mia giornata a pulire. Questo è un esempio del lavoro che si può fare e che viene fatto soprattutto in terapia. Adesso, questa è un'altra strategia che ci tengo molto a condividere, che si connette con una domanda che ho intravisto prima. Il problema del perfezionismo, quando diventa un problema, perché, come ho detto all'inizio, il perfezionismo non è un problema di per sé, c'è cioè un perfezionismo funzionale e un perfezionismo patologico. Quando è un problema, è alla base, cioè io ho stabilito degli obiettivi che sono irraggiungibili. Cosa li rende irraggiungibili? Spesso il fatto che siano troppo vaghi. Per esempio, voglio migliorare nello studio. Cosa vuol dire? O voglio migliorare la mia forma fisica. Cosa vuol dire? Quindi ho pensato di condividere con voi un piccolo vademecum per fissarsi un obiettivo che non sia più irragionevole e irraggiungibile, ma anzi che abbia delle caratteristiche precise, cioè che sia concreto, che sia misurabile, che sia definito nel tempo e quindi che sia raggiungibile. Non deve essere vago, ma molto specifico. In questo senso, il primo passo è formulare l'obiettivo positivamente, cioè non voglio essere in quel modo, ma voglio essere in quell'altro. Cosa voglio concretamente, precisamente, cioè proprio più specifici possibili? Poi, fondamentale, diamo all'obiettivo un contesto di applicazione concreto. Dove, quando, quanto, per quanto tempo, con chi lo voglio fare. Poi, una cosa molto importante che condividiamo spesso in terapia con i pazienti è: cerco di precisare quell'obiettivo in termini sensoriali, cioè io come faccio a sapere che ho raggiunto l'obiettivo? Qual è il mio segnale di stop? Quando mi posso dire che sono abbastanza, che sono arrivata, che va bene così? Perché questo è il problema del perfezionismo patologico. Provo a visualizzare come saprò di averlo raggiunto, cosa vedrò, cosa sentirò, cosa dirò, cosa percepirò in quel momento, soddisfazione, felicità. Quando avrò finito di studiare tutti i libri che mi servono per il mio esame, cosa vedrò? Per esempio, tutti i libri chiusi e impilati, tutti gli schemi finiti, insomma, questo. Un'altra cosa, verificate che l'obiettivo dipenda solo da voi, chiaramente, perché noi possiamo fare un pezzo della strada, non tutta, ci sono anche gli altri e anche delle circostanze che possono influire sul perché non siamo arrivati a raggiungere quell'obiettivo. Ma soprattutto alla fine rispettate l'ecologia della vostra vita, cioè quell'obiettivo
è attuabile nella mia vita? Ho tutte le risorse che mi servono o no? Perché se non le ho, allora lo fa parte della flessibilità ridefinirlo. Ad esempio, se io mi pongo come obiettivo voglio viaggiare, girare tutto il mondo entro i 30 anni, adesso è fattibile? No. Quindi posso ridefinire il mio obiettivo. Una buona idea, come dicevo prima, può essere suddividere l'obiettivo in sotto obiettivi più piccolini, più raggiungibili, più concreti, più misurabili. Cioè io non sarò la migliore. Se voglio riuscire a migliorare il mio metodo di studio, anche questo è un obiettivo poco definito. Come faccio a sapere di aver migliorato il mio obiettivo, il mio metodo di studio? Lo saprò, ad esempio, se riuscirò a conseguire degli esami. Quanti esami? Quando? Ok? Ok, adesso inizio a leggere le vostre domande. Allora, ho visto che ce n'erano un po'. Sì, quando parlavo di affermazioni prescrittive sono tutti questi devo, cioè devo riuscire a, devo alzarmi e fare quella cosa, e io devo essere una persona corretta, devo essere una persona puntuale, devo fare quelle cose, altrimenti devo riuscire a lavorare meglio degli altri, devo riuscire a impegnarmi più degli altri. Allora, anche la rinuncia all'azione di chi aveva determinati obiettivi che non sono... Sì, anche rinunciare, appunto, come dicevo prima, è un'altra, un possibile effetto del perfezionismo, perché si ritiene di non avere le capacità adeguate per raggiungere quell'obiettivo. Allora, Denise ci chiede se è presente in ugual modo in uomini e donne. Sì, ci sono anche delle differenze di personalità, di tratti di personalità, però non così significative. Antonella dice sembrerebbe un disturbo ossessivo, infatti alcune caratteristiche del perfezionismo, soprattutto in alcuni ambiti, come la necessità di organizzazione, la difficoltà a delegare, fanno parte dei criteri diagnostici per il disturbo ossessivo di personalità, però questa è una cosa super tecnica. E Barbara chiedeva quali possono essere le tecniche per rompere lo schema secondo cui una persona continua a rimandare fino a quando non raggiunge la perfezione. Credo in parte di aver già risposto, cioè alcune di queste tecniche le abbiamo viste, quindi lavorare, innanzitutto accorgersi di avere questa tendenza a ricercare la perfezione, accorgersi di quali sono le convinzioni, del perché lo sto facendo, quali sono i pensieri che sostengono questa mia ricerca, che poi però non ha una fine, e ad esempio ristabilire degli obiettivi concreti, degli obiettivi raggiungibili, misurabili, obiettivi più, o strategie più pratiche, cioè faccio un programma delle cose che è fattibile fare, ricordandoci sempre che per le cose difficili ci vuole tempo, e va bene così, va bene che ci mettiamo del tempo. Lilly, sì, ho già risposto alla domanda, e si può procrastinare perché gli obiettivi sono vaghi, generici, più che inesistenti, non definiti, non chiari. Qualcuno dice tendo a procrastinare quando l'azione mi provoca un turbamento, ansia o paura. Dice non in relazione, in correlazione a un ideale di perfezione, ma è un evitamento della sofferenza. Sì, è un po' quello che dicevo all'inizio, cioè io potrei procrastinare per evitare di sentirmi a disagio nel provare a fare una cosa che mi genera ansia, una cosa difficile. È normale che io sia un po' preoccupata o abbia paura ad affrontare una cosa difficile, ma il fatto che sia difficile non la rende impossibile.
Il fatto che io oggi la faccia così così non significa che vada buttata, ma che ogni giorno posso provare a farla meglio, ok? Però non blocca la mia azione. Ecco, il concetto che vorrei che passasse è che il perfezionismo, quando diventa uno stile preferenziale, rischia di bloccare l'azione, oppure, e quindi di confermarmi l'idea che non sono capace, oppure è molto costoso in termini di fatica mentale e fisica. Sì, il perfezionista è anche rigido e severo con se stesso, cioè il perfezionista autodiretto ha per primo verso se stesso degli standard molto rigidi, è molto critico tendenzialmente, è una di quelle caratteristiche che definiscono il perfezionismo patologico. È una bella domanda come stare vicino a una persona perfezionista. Io credo che l'indicazione possa essere sempre, quando vediamo che una persona vicino a noi soffre, una presenza attiva, ma anche un consiglio di cercare aiuto per questi aspetti che lo fanno stare male, se lo fanno stare male. Allora, una persona che dice che non ha tempo per attività divertenti perché è troppo concentrato e perfezionista nel lavoro, come si può aiutare? Sì, grazie per questa condivisione, perché è proprio un rischio del perfezionismo, cioè iniziare a eliminare tutto quello che riteniamo che sia superfluo. E in questo senso anche un po' il momento storico che non ci permette di avere molto di superfluo e di ludico e di ricreativo. Un po' è una tendenza proprio personale, no? A concentrarsi solo su un aspetto prestazionale, ricordandogli forse quanto costa rinunciare a questi aspetti, ad attività divertenti e anche di condivisione, penso, perché se la domanda è come aiutarlo, forse ricordargli un po' quanto gli sta costando, quanta fatica sta provando, quanto potrebbe essere invece meglio. Oltretutto rende anche più prestanti non focalizzarsi così tanto solo sull'obiettivo, ma concedersi dei momenti anche di ricarica. Non si è produttivi 20 ore al giorno, come non si può studiare 4 ore di seguito al giorno. È inutile. Il concetto dell'inutilità è importante, non solo crea sofferenza, ma è proprio inutile. Ok. Ci tengo molto a dire una cosa. Spessissimo, anche in studio, molte persone arrivano criticandosi tantissimo perché ritengono di essere dei procrastinatori cronici e quindi ben lontani dall'idea di perfezione che vorrebbero raggiungere. Ma è importante rendersi conto che è proprio il modo di pensare perfezionista che porta alla procrastinazione, ok? È proprio quello il problema. Ok, per le diapositive verranno poi inviate dalla segreteria. Sì, questa domanda dice: il perfezionismo patologico può essere confinato ad alcune aree della vita, ad esempio una relazione sentimentale, non ad altre? Assolutamente sì. Tutte le caratteristiche che vi ho indicato anche non devono essere tutte presenti, così come il perfezionismo può non intaccare tutte le nostre aree di vita. Possono esserci situazioni, tipicamente anche come le relazioni sentimentali, mi viene da dire, in cui la paura di non essere amato, di non essere adeguato a quella relazione può portare ad atteggiamenti perfezionistici. Ad esempio, io vi ho fatto l'esempio di chi pretende dall'altro un adeguamento ai propri standard, ma un altro esempio tipico delle relazioni che poi finiscono per essere disfunzionali è la tendenza a vivere la relazione come un compito, come qualcosa in cui si deve dimostrare di essere bravi, no? Pensando che l'altro abbia delle aspettative nei nostri confronti e che noi non siamo capaci di raggiungerle. Allora,
Ci sono alcune domande molto specifiche. Se notate che non vi sto rispondendo o molto personali, adesso vi lascerò tutti i, anzi, giro già la diapositiva se riesco, i miei contatti, in modo tale che chi non ha ricevuto una risposta, perché, ve lo dico già, perché sono domande molto specifiche, tecniche, magari anche di colleghi e molto personali, credo sia più adeguato rispondere in privato, quindi poi vi lascio i miei contatti e la disponibilità. Sì, grazie per questa condivisione anche molto personale, vi condivido un po' l'idea di appunto sbagliare è possibile, anzi è certo che sbaglieremo, è sicuro, perché siamo umani e come tali fallibili. Il ruolo della paura del fallimento nel generare e sostenere comportamenti perfezionistici, come può essere indebolito? Innanzitutto riconoscendolo, questo ruolo. Io sono veramente convinta che la conoscenza e la consapevolezza siano una chiave per appunto affrontare i problemi, no? Già solo il fatto che io mi renda conto che non devo, ecco un altro imperativo, per forza essere perfetta, e che quel mio desiderio è un desiderio condivisibile che mi deriva dalla paura di fallire, e poi chissà quanti significati ci sono dietro la paura del fallimento, magari ho anche paura che qualcuno vicino a me se ne vada perché ho fallito, già è uno strumento. Ok, qui questa domanda chiede come affrontare il fallimento nel raggiungere un obiettivo. Ad esempio, se oggi mi sono imposto un obiettivo di tot pagine da studiare e non studiate meno, cosa faccio? Allora, grazie, perché è un esempio perfetto. Io mi pongo un obiettivo spannometrico, cioè se io mi pongo come obiettivo 50 pagine oggi, ne ho fatte 30, non importa. È un'indicazione, non mi devo irrigidire nel fatto che siccome oggi non ne ho fatte 50 allora sono un fallito. Mi capiteranno dei giorni in cui ne farò 60 e dei giorni in cui ne farò 40, non importa. Oggi ho fatto questo per una serie di motivazioni, ero più stanco, erano più difficili, tipicamente rispetto allo studio. Non tutte le pagine sono uguali, no? Quindi oggi può essere che io sia stata più in difficoltà, va bene così, non importa. Intanto oggi le ho fatte, non ne ho fatte zero. Domani ne farò altre. Domani posso, nello specifico, se io mi sono posta l'obiettivo di 50 pagine al giorno perché ho fatto un conto che è quello che mi serve, vabbè, domani mi riporrò quell'obiettivo e vedrò se riuscirò a raggiungerlo. Non so se riesco a rispondere. Allora, come relazionarsi a un perfezionista eterodiretto? Credo che sia importante intanto riconoscere questa dinamica all'interno della coppia e anche rendersi conto che questi standard sono suoi, sono sue esigenze, sue necessità. Non dobbiamo, altrimenti cadiamo un po' in un circolo vizioso, no? In cui l'altro ci chiede una rigidità e noi ci irrigidiamo perché non riusciamo a raggiungerla. Se per noi quegli standard non sono realistici, sono esagerati, non sono i nostri, sono i suoi. E poi all'interno di una relazione sana si può anche comunicare. Ok, per quanto riguarda gli approfondimenti, la invito chi non è riuscito, chi si è collegato dopo e magari ha perso dei pezzettini, invito a contattare la segreteria. Ok, salutiamo chi ci sta già salutando. Ok, sì, rispetto a come può capitare certamente che una persona non si renda conto di mettere in atto dei comportamenti di perfezionismo eterodiretti, è per questo che suggerivo all'interno della relazione, soprattutto magari se di coppia o genitoriale, di parlarne, di comunicare all'altro come ci fa stare il suo comportamento.
Penso che possa essere una soluzione. Poi, appunto, come dicevo prima, ci sono dei casi personali specifici per cui non è possibile dare una risposta giusta o sbagliata, no? Certe situazioni andrebbero viste e vissute. Adesso passo all'altro box domande. Sì, ci sono dei libri che trattano questo argomento. Un libro molto interessante da cui ho preso spunto è, appunto, si intitola Nessuno è perfetto, e ci sono tantissimi esercizi. È un libro di autoaiuto molto, molto utile anche per chi volesse iniziare ad avvicinarsi all'argomento, iniziare a capire se è... Io purtroppo con chi alza la mano non so cosa posso fare perché non posso attivare l'audio, siamo in troppi e non posso attivarvi l'audio, quindi se avete qualche domanda le leggo volentieri, però non posso attivarvi l'audio. Ok. Questo libro, Nessuno è perfetto, è molto interessante, molto utile, può essere uno spunto per chi volesse iniziare a esercitarsi da solo con certe tecniche e strategie, e per chi invece capisse che dopo la lettura di questo libro che è il caso di rivolgersi a un terapeuta. Un altro libro molto bello si chiama Procrastinare, come superare il vizio di rimandare. Comunque li metto in coda alle slide per chi volesse poi chiedere le slide e approfondire. No, non parlo solo in modo negativo del perfezionismo. Era la slide introduttiva proprio, cioè un perfezionismo funzionale e un perfezionismo patologico. C'è sicuramente un confine e questo confine è dato dalla rigidità. Ok? E anche dalla poca flessibilità nel riadattare gli obiettivi. Sicuramente, come dicevo all'inizio, il perfezionismo di per sé è funzionale, ci motiva a volerci migliorare. Il problema è quando poi si connettono tutti quei significati di cui abbiamo parlato. Il voler avere tutto sotto controllo incide sul perfezionismo, perché il perfezionismo tende appunto a un ipercontrollo. Il controllo è tipicamente un comportamento perfezionistico, cioè onde evitare di trovarmi in quelle situazioni in cui io sono impreparato, programmo tutto, controllo tutto, non esiste l'imprevisto. Il problema è quando poi l'imprevisto si crea, e nella vita di tutti i giorni, quest'anno ce l'ha insegnato, si creano. Come si fa a rimuovere la tendenza al paragone con gli altri? Non è che si rimuove, è un lavoro da fare, cioè può essere utile adottare un inizio, insomma, poi ripeto, i casi particolari vanno valutati in base anche alla storia di vita e non è sicuramente questa la sede adatta, però la tendenza al paragone con gli altri si può iniziare ad osservarla, questa tendenza, ad avere quell'atteggiamento curioso, no? Veramente gli altri hanno tutto così facile, fanno così meno fatica? Mi faccio delle domande. Ok, mi sembra di aver risposto a tutte le domande. Vi scrivo qua i titoli dei libri come mi è stato chiesto. E lascio gli ultimi minuti per chi avesse ancora qualche domanda da fare. Comunque poi, come vi dicevo, aggiungerò la bibliografia alle slide in modo tale che possano rimanere appunto per chi richiede le slide. Vi lascio i miei riferimenti. Ovviamente, come vi diceva Simone, il riferimento nel caso in cui qualcuno decidesse di avere maggiori informazioni sia sulla scuola per i futuri colleghi che sul centro clinico sono questi. Potete cercare anche sul sito di studi cognitivi da cui vi siete iscritti. Questi sono i miei riferimenti.
spero che questa serata, insomma, abbia un po', intanto fatto anche un po' di compagnia e abbia stimolato delle riflessioni. E sicuramente ci sono ancora tantissime cose da dire che non ho detto e resto comunque disponibile per qualunque dubbio o necessità, insomma. Buona serata a tutti e buona cena. Arrivederci a tutti.